termina la prima giornata del torneo Grand Prix Farco qui a Chiari e ne parliamo con il presidente del GSA Chiari Badminton, Massimo Merigo, ma ne parliamo anche come consigliere nazionale. Doppia veste, comunque un torneo che ha portato a Chiari un numero incredibile di giocatori e ottimi risultati. Sì, un numero veramente alto rispetto al trend di questo periodo, ma anche di alto livello, perché nella categoria senior, per esempio, avevamo parecchi giocatori di alta classifica, oltre anche a nazionali, quindi sicuramente questo torneo ha tirato un livello di gioco veramente alto. Risultati ottimi anche da parte della nostra società, sicuramente con la vittoria nel senior di Alessandro, sicuramente un ottimo risultato. Senti, tra l'altro abbiamo visto i piccolissimi in campo, bellissimi da vedere, è un inizio, no? Anche per loro si abituano a entrare in campo e poi c'è questo progetto master voluto dalla federazione insieme a Sport e Salute. Tutte e due queste iniziative in questo torneo. Sì, sono i due progetti che la federazione ha messo in atto con la sponsorizzazione ovviamente di Sport e Salute, appunto quella dei master che prevede appunto la possibilità di partecipare per tutto quest'anno ai tornei master gratuitamente e poi per i più piccoli c'è anche Badminton 2.0 per i più piccoli, appunto, dove come è successo in questo torneo organizziamo dei mini tornei promozionali under 11 con reti basse, campo ridotto, proprio per adattare alle loro capacità fisiche. E quindi vengono aiutati da queste strutture. Allora, la prima giornata va in archivio, domani è il giorno dei doppi, quindi doppi misti e doppi maschili e femminili, avremo ancora tantissime partite a vedere. Sì, esatto, anche domani in tutti e due gli impianti ci saranno i doppi, nella palestra Toscanini i master e qui tutte le altre categorie qua nel palazzetto. Dopodiché sarà il momento, poi abbiamo sentito anche i ragazzi che abbiamo intervistato prima, il campionato italiano, poi partono i tornei, si va a Bolzano il 21-22, quindi Massimo, una stagione che voi non avete mai fine in realtà, no? Però diciamo un anno che nasce con questo torneo ma che ha poi una serie infinita di appuntamenti. Sì, ormai il calendario è stato pubblicato, ci sono ormai appuntamenti abbastanza fissi. Questo è l'anno dove diciamo partiamo a pieno da gennaio dopo la pandemia, diciamo i problemi della pandemia che hanno magari spezzettato un po' l'anno agonistico, invece da quest'anno si parte da gennaio normalmente col Super Series di Bolzano circa a metà mese e poi il campionato di Serie A e così via. E noi vi rimandiamo poi alle prossime iniziative, al campionato, perché seguiremo approfonditamente il campionato del GSA Chiari Badminton. A tutti voi una buona serata, l'appuntamento naturalmente per domani è la giornata dei doppi, non mancate.